Il sindaco di Giulianova nella serata ieri con un'ordinanza ha vietato l'uso potabile dell'acqua nei quartieri Annunziata, Villa Pozzoni, Via Cupa e zona ospedale civile. La decisione è stata adottata in via precauzionale sulla base di comunicazioni inoltrate dalla Ruzzo Reti per la presenza di alcuni contaminanti nell'acqua in alcune zone del territorio comunale. Siamo intervenuti sul serbatoio di via Migliarini in Giulianova a causa di un malfunzionamento di un allarme dello stesso serbatoio. Come da procedura, l'operatore di zona si è recato sul posto e immediatamente dopo l'apertura del sito del serbatoio è stato avvolto da una nuvola di fumo, causata probabilmente da una combustione derivante dalla fusione di un dispositivo di protezione elettromeccanico. Questo evento si è generato a causa di uno sbalzo di tensione che ha interessato l'intera zona dove è ubicato il serbatoio ed è stato uno sbalzo così forte da superare le capacità del dispositivo stesso. I tecnici dell'Enel sono stati immediatamente avvertiti e si stanno adoperando per ripristinare il funzionamento della componentistica di loro competenza. La Ruzzo Reti è prontamente intervenuta, ovviando all'emergenza attraverso il collegamento diretto del flusso d'acqua con un bypass al serbatoio. I tecnici della società Ruzzo, dopo aver messo in sicurezza la camera di manovra e lo stesso serbatoio, ne hanno verificato l'integrità della struttura a protezione dell'acqua e in via precauzionale hanno messo a scarico il serbatoio, rifornendo i quartieri interessati, cioè quelli dell'Annunziata, di Villa Pozzoni e della zona ospedale, in maniera diretta, quindi scavalcando il serbatoio. Si sono attivate contemporaneamente le procedure di contatto con gli uffici preposti della ASL, che in via precauzionale ha emesso un'ordinanza di utilizzo dell'acqua per solo scopi igienico-sanitari in attesa delle analisi, dei risultati, dei campionamenti che la stessa società Ruzzo Reti ha effettuato nelle primissime ore di questa mattina. I risultati sono arrivati, l'acqua è perfettamente conforme all'interno dei parametri di legge e quindi siamo in attesa della successiva ordinanza che andrà a riemettere la potabilità dell'acqua da parte degli uffici preposti della ASL.